Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video farò l'unboxing di questo case da gaming, che è il cheat della GeForce. Questo case va bene per schede madri ATX, Micro ATX e Mini ATX. Prima di lasciarvi al video vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Vado subito ad aprire la scatola. All'interno della scatola appena aperta troviamo il case con tutti i suoi imballaggi che vado subito a togliere. Per quanto riguarda le caratteristiche esterne, questo è come si presenta il case. Questo è un case da gaming e quindi troviamo la barra laterale che è trasparente, quindi si possono vedere tutte le componenti quando vengono installate. Qui davanti troviamo anche l'ingresso per mettere il masterizzatore CD che vi farò vedere anche dopo. Da quest'altro lato non troviamo niente, c'è il pannello laterale che è realizzato in questo modo per favorire l'alloggiamento di tutti i cavi, quindi c'è molto più spazio. Invece per quanto riguarda la parte di dietro troviamo l'alimentatore che può essere installato nella parte qua in basso. Qui troviamo tutte le uscite della scheda madre e qui troviamo già una ventola installata che vi farò vedere adesso. Nella parte davanti troviamo questo sportello dove si può inserire la micro SD e la SD e qua sotto troviamo l'ingresso per il masterizzatore. Nella parte di sopra troviamo il tasto di accensione, il tasto di reset, poi troviamo due uscite USB 2.0 ed una 3.0 e poi troviamo l'ingresso per le cuffie e per il microfono. Ok, vado subito ad aprirlo per farvi vedere l'interno. Per aprirlo ci sono le classiche due viti che possono essere svitate a mano o con il cacciavite. Questo modo, poi vado a levare la parte laterale che ha il cielo quando vado subito a levarlo, come potete vedere è trasparente. Qui troviamo installata una ventola, lì ci sono i vari attacchi per la scheda madre. Qui invece può essere installato il masterizzatore CD. Invece per quanto riguarda l'alimentatore e gli hard disk o le SSD, vengono installati nella parte qua sotto che non si può levare e quindi per andare a installare queste componenti vado a levare l'altra anta. Per levarla ci sono sempre le due viti, vado a togliere. E quindi smonto anche quest'altro lato. Questo è come si presenta il retro, dove possono passare molti cavi in quanto c'è molto spazio. Come potete vedere già ci sono parecchi cavi, che sono i cavi connessi nella parte superiore per l'accensione del PC e i vari attacchi USB. Poi gli altri cavi sono le ventole, infatti troviamo una ventola nella parte del retro del PC e due davanti, quindi in totale sono installate insieme al PC, cioè ve le danno tre ventole installate che hanno una colorazione LED verde. E poi all'interno c'è anche un sacchetto con diverse viti per installare la scheda madre e varie altre componenti e troviamo anche delle fascette per raggruppare bene i cavi. Invece nella parte lì in basso, come vi ho detto prima, troviamo l'ingresso per l'alimentazione che viene installata qui, quindi viene inserito da questo lato e quindi poi è montato tramite delle viti. Invece qui troviamo l'accesso agli hard disk o le varie SSD. Questo case è disponibile in diverse colorazioni per quanto riguarda i LED delle ventole che all'accensione del PC saranno visibili nella parte frontale,
anche nella parte del retro e quindi anche all'interno. Questo case che ho qui io ha delle ventole che hanno dei led di colore verde, ma è disponibile anche in altre diverse colorazioni che sono però fisse. Per questo video è tutto, nel prossimo video farò l'assemblaggio di tutte le componenti su questo case e quindi smonterò tutte le componenti da questo vecchio case e le trasferirò su quest'altro. Se non avete visto il video precedente, vi lascio il link in descrizione. Nel video precedente ho fatto un tutorial su un softbox fai da te che sto usando in questo momento, quindi se vi piace l'illuminazione di questo video vi lascio il link in descrizione per realizzare il softbox. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.